trovato con una forte perdita, c'è adesso la volontà da parte dell'ambiente in qualche modo di risollevare la situazione. Si può fare, però sicuramente non è semplice. Allora, facciamo un attimo di chiarezza, perché questa conferenza stampa, o meglio, questo incontro con voi giornalisti, l'abbiamo chiesto in maniera congiunta, sia io come presidente della provincia che il commissario liquidatore, il dottore Enzo Petrosino. Perché? Perché dovete sapere che soltanto il 1º gennaio del 2017 noi siamo riusciti, dopo che il TAR delle imprese di Napoli aveva, come dire, d'imperio, ecco, insomma, imposto all'allora amministratore delegato, dottor Capo, imposto le dimissioni, noi solo in quell'occasione siamo riusciti dopo ad avere, come dire, il cartaceo e renderci conto di come la situazione era nella realtà. E parliamo di un arco temporale che va dal 2011 al 2016. Quindi deve essere chiaro questo. Per cui noi solo dal 1º gennaio 2017 siamo riusciti a capire in questa grande pentola cosa bolliva. Cerchiamo di essere sintetici, ma anche di spiegarci per bene. E credo che ricordate tutti che il primo compito che ho tentato di risolvere è stato quello di mettere come amministratore delegato al vertice di Ecoambiente una persona di grande spessore, una persona al di sopra delle parti, una persona che veniva dalla magistratura. E ancor prima fu interpellato un altro magistrato che rifiutò l'incarico, dopodiché noi ci siamo rivolti alla dottoressa Maddalena Rossi. Per un anno buono e per quanto dispone la legge, la dottoressa Russo ha portato avanti la situazione conoscitiva di Ecoambiente. E soltanto grazie alla dottoressa Russo siamo venuti a conoscenza di come era la situazione contabile, amministrativa della società, e credo che tutti quanti voi ricordate, perché è storia recente, che sono partiti ben 25 avvisi di garanzia. Attualmente di quegli avvisi di garanzia ci sono stati dei rinvii a giudizio. E quindi già questo, come dire, non depone bene per questo arco temporale che è stato indagato, cioè, essendo 2011. Ora io non voglio assolutamente entrare nel merito delle questioni giudiziarie, perché non mi interessano, insomma, ma è soltanto subito dopo, quando abbiamo avuto la certezza matematica, analizzando i conti 2014, 2015 e 2016, tre bilanci negativi, per cui non c'era altro da fare che portare il cartaceo e chiedere la nomina di un commissario liquidatore. Quello che abbiamo fatto. Il commissario liquidatore ha accertato tutto questo, prima di tutto ha sposato la causa, perché diciamoci che certamente non era una causa, non era una cosa semplice e non è ancora una cosa semplice. Per la situazione di difficoltà ancora economica che vive Ecoambiente. Però, rispetto a tutto quello che è stato trovato dal 2011 al 2016, oggi, dopo 2 anni di lavoro, perché io metto nel conto il 2017 e il 2018, oggi abbiamo una società, grazie prima alla dottoressa Russo, e poi al dottor Enzo Petrosì, che può guardare con fiducia il prossimo futuro, cioè nel senso che oggi, al di là della perdita, c'è sicuramente una prospettiva di rilancio di Ecoambiente, perché la ditta, la società, adesso sta attraversando un periodo per portarla
un bilancio in pareggio. Ecco, insomma, l'opera meritoria prima della dottoressa Russo e poi del dottore Petrosini è proprio questa. Che siamo passati finalmente non soltanto alla conoscenza reale dei dati economici, dei bilanci, ma siamo passati da una situazione estremamente negativa a una situazione che già dall'anno prossimo sarà una situazione di bilancio perfetto, di bilancio perlomeno in equilibrio. È La chiaro. prospettiva è il bilancio alla pari l'anno prossimo. Io sì, la prospettiva è pareggiare il bilancio. Se noi non avevamo la possibilità, perché c'è stata negata, l'impossibilità di accedere, ripeto, 2011-2016, 2014-2015 e 2016, di accedere e di conoscere letteralmente i bilanci, come potevamo mai fare un piano industriale, rilanciare la società e adeguare necessariamente le tariffe? Perché è questa la storia. Indipendentemente poi, ripeto, io non faccio il, non sono, non sono un magistrato, non mi interessa, cioè nel senso che poi la magistratura farà il suo percorso e sapremo che cosa, di quali reati, se si sono macchiati di reati, insomma. Però certamente il primo compito nostro è stato quello di analizzare quello che c'era da analizzare, conoscere necessariamente a quanto ammontavano le perdite, perché quello che è strano, insomma, poi facciamo anche qualche considerazione, Ecoambiente sa bene, sapevano bene, come lo sappiamo oggi, il portafoglio clienti da chi è formato. Cioè, se io conosco il portafoglio clienti, devo necessariamente conoscere mese per mese, giorno per giorno, entrate e uscite, va bene? Presidente, chiedo scusa, adeguare le tariffe significa comportare un rincaro anche per quanto riguarda il costo ultimo sul cittadino e soprattutto durante questo percorso di risanamento la raccolta sarà comunque garantita così come anche per quanto riguarda la dotazione lavorativa in seno ad Ecoambiente. Questo possiamo tranquillizzare un po' tutti oppure no? Ma grazie per la domanda, mi date anche la possibilità di ringraziare gli operai. Io li devo ringraziare tutta la forza lavoro, tutto il capitale umano di Ecoambiente, perché loro in una situazione, come dire, insomma, di difficoltà massima hanno continuato a prestare la loro attività lavorativa. Fatemi ringraziare anche i sindacati, perché da questo punto di vista i sindacati ci sono stati vicini. Beh, hanno coadiuvato il lavoro politico anche al lavoro, insomma, sono stati. C'è stata sempre un'ottima intesa, quindi grazie per la domanda, mi dai la possibilità di ringraziare gli operai dal 2014. Io li ringrazio Anche sempre, riguardo alla cassa sempre per la dei cittadini. prestazione. Sì, ma questa è una storia che va sicuramente valutata e che nel nuovo piano industriale sarà valutata, ma tenete conto che noi per 4 anni, diceva bene l'amministratore unico, l'amministratore, il commissario liquidatore, il dottore Petrosini, non c'è stata data la possibilità non soltanto di leggere, ma di capire come bisognava, come dire, intervenire per bilanciare. Ma ci Però, sarà un rincaro così? ma può darsi pure che non ci sia il rincaro, può darsi pure che non ci sarà il rincaro. Perché? Per un semplice motivo, perché nel piano industriale, voi sapete bene che tra l'altro c'è anche tutta la legge sul ciclo integrato dei rifiuti, anche per quanto riguarda la Regione Campania, ci sono delle modifiche che devono essere apportate, per cui anche sul problema della tariffa bisogna aspettare un attimo per capire se va adeguata o altrimenti o può anche essere lasciata invariata. Sì, in realtà, premesso che io mi sono insediato a fine marzo del 2018 e in questi 2 o 3 mesi di attività ho profuso tutto il mio impegno affinché venisse approvato il bilancio del 2017. Basti pensare che gli ultimi 3 bilanci, 14, 15 e 16, sono stati approvati a marzo del 2018, quindi questo vi fa capire, insomma, l'attività posta in essere. E quindi diciamo che ci siamo messi in galleggiata da un punto di vista di
rendicontazione di quella che era la situazione economica e patrimoniale della società. Il bilancio ha, insomma, comportato un risultato di una perdita di 2 milioni di euro. E diciamo che l'elemento fondamentale è il mancato adeguamento della tariffa. Basti pensare che l'ultima tariffa approvata per l'attività che viene posta in essere all'impianto di Battipaglia è stata approvata nel 2012. Poi del 13, 14, 15 e 16 nessuna traccia e alla fine il mancato adeguamento, perché alla fine i costi che la società sostiene, oltre a quello dell'impianto di trattamento del differenziato, tutti i costi posti sostenuti delle discariche di Parapoti, Sardone, nei posti discariche, ovviamente sono tutti i costi che la società sostiene e che di fatto devono essere commisurate e quindi ribaltati sui 158 comuni che noi serviamo della provincia di Salerno. Innanzitutto ha comportato la messa in liquidazione della società, perché gli ultimi bilanci approvati, ripeto, 14, 15 e 16, a marzo del 2018, che hanno comportato una perdita negli anni, ha comportato il patrimonio netto negativo e di fatto la messa in liquidazione della società, che è una liquidazione un po' atipica, perché io oltre alla fase della post-liquidazione devo garantire anche la continuità del servizio, perché essendo un servizio pubblico, quindi di fatto svolgo anche attività di gestione alquanto, insomma, molto, come dire, impegnative per garantire ovviamente la missione della società, che è quella di servire 158 comuni della provincia. Noi diciamo che innanzitutto in questi 5-6 mesi ho svolto un'attività innanzitutto di saldo e stralcio con i fornitori, che ha comportato un risparmio per l'azienda di circa 750 mila euro in 4 mesi. E stiamo diventando una società un'altra volta credibile nei confronti dei fornitori, in quanto rispettiamo le scadenze e i pagamenti di tutte le attività che poniamo in essere. Quali sono le Le prospettive, almeno la nostra, quella indicatemi, è quella di cercare di portare di nuovo la società in auge, cioè nel senso di rimetterla. Ci sono tutte le condizioni perché, ripeto, se alla fine tu al rendiconto dell'anno sostieni 100, questo 100 lo devi ripartire ovviamente per i comuni per i quali tu hai offerto un servizio. Se alla fine nel corso degli anni non c'è stato mai un adeguamento della tariffa, in quanto ovviamente i bilanci non approvati, e si continuava ad applicare una tariffa di 140, quando poi alla fine i costi superavano, è Sì, ovvio che adesso ti. farete questo, però devono aumentare la tariffa. È ovvio, sì. Stiamo lavorando per adeguare la tariffa rispetto ovviamente al rendiconto del 2017 e quindi cerchiamo di, insomma, iniziare un percorso normale.